Ok, ben ritrovati, ben arrivati. Spero che abbiate cliccato su questa puntata qui perché siete interessati alla progettazione sociale, in questo caso specifico, a come definire una corretta metodologia. Perché se così non fosse, fra poco staccate il video e l'algoritmo mi punirà, facendomi perdere milioni di euro. Hai già visto le puntate precedenti al riguardo, quelle dove ci siamo raccontati cos'è la progettazione sociale, come si procede con una corretta analisi della problematica, del contesto, come si definiscono obiettivi e finalità? Spero di sì, perché se non abbiamo visto quelle lì, questa di qui ha poco senso. Quindi, dando per scontato che ho visto quelle di là, stavolta ci raccontiamo come si specifica e si descrive la metodologia che intenderemo adottare e per quello che mi riguarda, questa parte di qua. È la più importante di tutte perché scegliere adeguatamente la metodologia e padroneggiarla è fondamentale per un buon esito di tutto il progetto, per il successo di tutto il progetto. Siamo tutti bravi a scrivere i nostri progetti, che salveremo il mondo, che elimineremo la povertà e ogni altra forma di disagio. Sì, ma come? Perché se non sappiamo come, stiamo facendo poesia. Quindi la metodologia, descrivere la metodologia, ci serve non solo a capire noi, a definire noi stessi in che modo pensiamo di raggiungere quegli obiettivi lì, ma anche a far capire agli altri che siamo consapevoli su cosa dobbiamo fare, che abbiamo le competenze giuste per comprendere il fenomeno e risolverlo, ovvero per perseguire i risultati attesi e il cambiamento desiderato. Ora mettiamoci d'accordo immediatamente su questa cosa qui, la metodologia va scelta e descritta sulla base del cambiamento che si intende perseguire, non sulla base di quello che conosco, di quello che so fare già e soprattutto di quello che possiedo. Quindi il parco giochi non è una metodologia. Se voglio promuovere l'autonomia dei ragazzi con disabilità, non dico che la mia metodologia è il mio parco giochi per il semplice fatto che l'ho già. Non dico che il parco giochi serve per promuovere l'autonomia dei ragazzi con disabilità, per il semplice fatto che già lì dentro ci faccio giocare i bambini. Non c'entra niente. Eventualmente l'utilizzo del parco giochi può essere contestualizzato nella descrizione di attività, attività che però devono essere contestualizzate e subordinate e quindi seguire all'identificazione e alla descrizione di una corretta metodologia. Il parco giochi in sé non è una metodologia. Certe volte pensiamo che nella metodologia possiamo scrivere e raccontare di tutto, possiamo scrivere cose tanto per e soprattutto che faremo anche l'impossibile. E già questa cosa qui, per quello che mi riguarda, è una visaia di incompetenza e poca consapevolezza, cioè è una visaia di insuccesso. Per capirci, come metodologia potremmo raccontare che andremo sulla Luna aspettando sui tetti l'arrivo degli alieni, che ci daranno un passaggio. Possiamo dirlo, possiamo pensarlo, possiamo scriverlo. Certo, saremmo credibili. No. Oppure, ad esempio, potrei raccontare la metodologia che proverò a risolvere dei disagi specifici organizzando dei gruppi di preghiera. Posso scriverlo. Certo che posso scriverlo. Sarei credibile. E spero di no. La metodologia che intendiamo adottare per il nostro progetto quindi deve essere scientificamente valida, verificabile e attendibile ed essere strutturata su un modello teorico solido e consolidato sul quale eventualmente ragionare su margini di miglioramento nella fase esecutiva della metodologia. Magari già è stato fatto qualcosa che funziona. Siamo consapevoli di alcune criticità che potremmo ritrovare nel contesto in cui interveniamo, facciamo eventuali approfondimenti e quindi adottiamo la metodologia in modo contestualizzato, ma siamo ben consapevoli delle variabili che interverranno, di quelle che si configureranno come fattore protettivo di mantenimento precipitante, e quindi nel nostro intervento dovremmo essere capaci di disegnare il nostro intervento sulla base della problematica e del contesto che abbiamo analizzato in precedenza con la metodologia che
intenderemo adottare per il semplice fatto che la padroneggiamo e quindi sappiamo come utilizzarla per quel caso lì. Apro una piccola parentesi: certe volte leggo alcuni progetti che hanno l'ambizione di essere sperimentali, certe volte leggo alcuni progetti in cui c'è scritto questa è una metodologia sperimentale e va benissimo, cioè i progetti sperimentali sono fondamentali, perché sui progetti sperimentali che si costruisce l'innovazione e il progresso. Però sperimentale significa che deve essere strutturato su un'ipotesi, cioè deve essere preliminarmente formulata un'ipotesi, quindi su un se e un allora, cioè se faccio questa cosa qui, allora succede questa cosa qui, e questa ipotesi deve poter essere verificata su un campione specifico, appunto cosiddetto sperimentale o semisperimentale, quindi su alcune variabili specifiche. Bisogna ridurre le variabili da osservare al minimo in modo da capire se ne intervengono altro o non intervengono altro, vedere come vanno le cose in quella specificità lì. Quindi sicuramente deve essere formulata un'ipotesi e devono essere identificate delle variabili da misurare e deve poter essere verificata eventualmente il nostro intervento. Questo qui significa sperimentale, mentre certe volte mi rendo conto che si utilizza la parola sperimentale quando non si sa esattamente cosa si sta facendo, quindi più che sperimentale direi un tentativo azzardato di chi non ha le idee molto chiare. Quindi quando raccontiamo della nostra metodologia dobbiamo almeno descrivere le motivazioni che hanno orientato la nostra scelta, perché abbiamo scelto quella metodologia lì, il modello teorico di riferimento per quella metodologia là e magari che tipo di metodologia è. Magari cominciare a raccontare qualche accenno del perché può funzionare o meno, magari è una metodologia partecipativa o direttiva. Già questo è importante saperlo, se prevede il coinvolgimento consapevole e impegnato dei destinatari dell'intervento o prevede maggiori quote di ottemperanza passiva. Già questo è importante saperlo, se quella metodologia che stiamo utilizzando prevede tra virgolette che livelli di consapevolezza presuppone per funzionare. Magari sono anticipazioni su quello che stiamo facendo, che andremo a fare. Ok, ora ti racconto qual è il mio punto di vista, coerentemente a quello che ci siamo raccontati finora. In teoria ci siamo già messi d'accordo e condividiamo il fatto che il fine ultimo della progettazione sociale è sempre quello di tentare di migliorare la qualità della vita delle persone. Non si scappa, ormai ci siamo messi d'accordo, il fine è sempre quello. Finalità ce ne possiamo raccontare mille, ma in realtà la finalità vera è sempre quella. Quella di migliorare la qualità della vita delle persone tentando di favorire una migliore integrazione sociale possibile tra le persone e la società. Appunto, per fare questo identifichiamo degli obiettivi specifici che vanno declinati sulla base della problematica riscontrata in quel contesto. Non dobbiamo sparare obiettivi, gli obiettivi specifici devono essere declinati sulla base delle analisi preliminarmente fatti. Ne possiamo sparare mille, ce lo siamo raccontati, ma in realtà dovrebbe essere fatta così la cosa. Quindi ad esempio, obiettivo specifico, alzare il livello di scolarizzazione di quella fetta di popolazione lì, oppure migliorare la qualità degli interventi, delle strutture e delle attività all'interno delle scuole. O interveniamo sulle persone, o interveniamo sulle risorse sociali, o sulle risorse individuali, o sulle risorse sociali. In realtà, a prescindere da quello che ci raccontiamo, facciamo una delle due cose. Per fare questo, appunto, come lo facciamo? Identificando un'adeguata metodologia. Ma quello che ti sto raccontando io ora è questo, che ogni metodologia in realtà presuppone un cambiamento comportamentale. Non si scappa neanche qui. Qua adesso possiamo anche non essere d'accordo, ma io ne sono sicuro. Ogni volta che facciamo un progetto sociale si presuppone che noi interveniamo sui comportamenti delle persone. Questi comportamenti possono essere influenzati prevedendo l'impegno e la consapevolezza delle persone o meno, ma questo si fa, cioè intervenire per favorire un cambiamento del comportamento delle persone. Poi ne possiamo parlare, ma questo si fa. Quindi
E quindi è questo. Quindi noi ci stiamo raccontando cos'è la metodologia, come si identifica e come si descrive, ma non ci possiamo raccontare in questa puntata di qua come si modifica il comportamento delle persone, perché questo è determinato dalle nostre competenze attuali, dalla nostra formazione pregressa, dalle nostre esperienze e quindi dalle nostre competenze. Non ce lo possiamo raccontare, questo dipende dalla nostra professionalità. Quindi se noi possiamo immaginare di fare un bel palazzo e ci possiamo raccontare come si pensa un bel palazzo, in realtà essere capaci di costruirlo e di farlo stare in piedi dipende dalle nostre competenze. Ci dobbiamo essere degli ingegneri e in questo caso bisogna essere degli esperti della modificazione del comportamento, quindi essere competenti in questo attraverso una professionalità specifica. E così funziona, quindi ci stiamo raccontando cosa sono le metodologie, ma non ci possiamo raccontare in questa puntata come si cambia il comportamento delle persone. Quello che ti sto raccontando io è che comunque dobbiamo padroneggiare per identificare una buona metodologia, dobbiamo padroneggiare alcuni modelli teorici specifici che ci raccontano come il cambiamento delle persone può essere favorito. Tutto qua. Altrimenti ci ritroveremo a costruire un bel grattacielo di cartone buono solo per giocare con i nostri figli.